detto questo, andiamo a vedere un attimo i due esercizi. Iniziamo con quello dei piedi. Posizione piedi è praticamente un esercizio che ci permette di simulare il movimento della palla in aria. Allora, prima di fare questo, io vi faccio un esercizio che trovo molto utile, che mi ricorda un po' quello che facciamo. Cioè, è praticamente il movimento della palla in aria, è come dare dei colpi, dei pugni in avanti, estendendo il braccio, facendo la pressione del busto e il giro del bacino, che è esattamente il movimento che noi facciamo quando facciamo la pagaia. Quindi io mi preparo un po' facendo questi colpi in maniera tale già da prepararmi alla simulazione del colpo secco della pagaia. È molto importante perché mi abituo alle discipline anche a non fare questo, che praticamente è la rotazione davanti, con passare con la mano davanti agli occhi, che diciamo è un movimento sbagliato che però si tende a fare. Allora vediamo un attimo, prendiamo la mazza, il manico di scopa, e vi mostro quello che faccio io, normalmente in palestra o a casa, quando non ho avuto la possibilità di pagaiare, mi sono tenuto, diciamo, almeno il movimento in questa maniera. Sempre impugniamo e dopodiché ovviamente simuliamo il nostro movimento. Ricordiamoci sempre che tra un momento e l'altro, tra una pagaiata e l'altra, tra un lato e l'altro, c'è un momento di recupero, quindi è come dire, un momento di recupero della fatica, di millisecondi che si fermano e ci prepariamo al colpo successivo. Quindi estendo il braccio, immagino di fare l'attacco, la passata, la fase aerea. Intanto che lo faccio, questo esercizio, penso, sto facendo la cosa giusta, sto passando nella maniera giusta. Per esempio anche una cosa che si fa è tenere il braccio completamente teso quando facciamo la passata in acqua, in modo tale che la nostra rotazione è una rotazione di questo tipo. No, pensiamo tante cose. Rivediamo tanti piccoli movimenti che ci permettono di capire se sto facendo il movimento giusto. E comunque simuliamo quello che facciamo in acqua normalmente. E questo è il movimento a secco. Vedo le ginocchia anche, vedete, avanti, in avanti, l'altra dietro, una gamba spinge, l'altra si rilascia, il bacino ruota, entro con la pressione del corpo, guardo avanti. Questo è un esercizio che mi sono sempre portato, l'ho fatto anche con la barra più pesante in palestra, eccetera. Forse è meglio non avendo un pagaio addome, cioè non avendo il peso, è meglio non farlo con le pesi perché potrebbe magari avere dei riflessi un po' sulla schiena. In leggero con una barra normale, cioè non dà nessun problema. Quindi questo è il primo esercizio. Normalmente è l'esercizio che io faccio con serie di 50 pagaiate, e quindi 50 colpi con il ritmo che ci metto io, eccetera, e vi assicuro che faccio serie ripetute e vi assicuro che si suda. Vediamo vedere l'esercizio a secco, però da seduti, e quindi praticamente prendo, come ho detto, la mia barra, ho detto questo è un appendiabito, lo stacco, lo metto, eccetera. E però ovviamente mi preparo il mio seggiolino. Il seggiolino è qua e il mio tavolino mi farà praticamente da riferimento per i piedi, per simulare la mia entrata in barca, quindi i piedi contro i tappeti, e il tappeto impedisce praticamente al seggiolino di scorrere indietro. Quindi praticamente questa è la mia posizione, ovviamente sempre per la mia barra, e ho le ginocchia vicino, con un po' di piedi, e inizio praticamente il movimento a secco, questa nostra mano, ed è questo. Intanto che lo faccio,
e dico, sto facendo il movimento giusto, vedo le ginocchia che si muovono, sto spingendo con un piede, faccio la passata giusta, la torsione delle coste, vado più o meno passo all'altezza degli occhi con i miei pugni, non alzo completamente peso quando facciamo la passata in alto, quindi notate che la nostra rotazione è una rotazione di questo tipo. No, pensiamo tante, tante cose, tante, rivediamo tanti piccoli movimenti che ci permettono di capire se sto facendo il movimento giusto. E comunque simuliamo quello che facciamo in acqua normalmente. E questo è il movimento a secco. Vedo le ginocchia anche, vedete, avanti, in avanti, l'altra dietro, una gamba spinge, l'altra si rilascia, il bacino ruota, entro con la torsione del corpo, guardo avanti. Questo è un esercizio che mi sono sempre portato, l'ho fatto anche con la barra più pesante in palestra, eccetera, forse è meglio non avendo pagare il gomito, cioè non avendo il peso, è meglio non farlo con i piedi perché potrebbe magari avere dei riflessi un po' sulla schiena. In leggero con una barra normale, cioè non dare più problemi. Quindi questo è il primo esercizio. Normalmente l'esercizio che io faccio con una serie di 50 pagaiate, e quindi 50 colpi con il ritmo che ci metto io, eccetera. E vi assicuro che le faccio serie ripetute e vi assicuro che si suda. Vediamo adesso, andiamo a vedere l'esercizio a secco, però da seduti. E quindi praticamente prendo, come ho detto, la mia barra, ho detto questo è un appendiabito, lo stacco, lo metto, lo metto, eccetera. E però ovviamente mi preparo il mio seggiolino. Il seggiolino è qua e il mio tavolino mi farà praticamente da riferimento per i piedi. Per simulare la mia entrata in barca, vedete i piedi contro il tappeto e il tappeto impedisce praticamente al seggiolino di scorrere indietro. Quindi praticamente questa è la mia posizione, ovviamente sempre prendo la mia barra e porto le ginocchia vicine, sono con i piedi e inizio praticamente il movimento a secco. Possiamo aspettare un ed è questo. Intanto che lo faccio, penso e dico, sto facendo il movimento giusto, vedo le ginocchia che si muovono, sto spingendo con un piede, faccio la passata giusta, la torsione delle coste, vado più o meno passo all'altezza degli occhi con i miei pugni, non alzo troppo il gomito, sono tante cose, mi recupero la posizione, come anche lo facciamo in barca, normalmente, vedete, certe volte ho la sensazione che non lo faccio, di praticamente quasi di avanzare, no, vedete, perdo la posizione, la riprendo, vi ricordate sempre il corpo in posizione retta, un pochettino portato in avanti, e seguo, vado avanti. È un esercizio che vi assicuro che anche con questo si suda. I due esercizi io li faccio, come ho detto prima, quello a secco, lo in piedi, cinquantina di colpi ripetuti, serie ripetute. Invece questo seduti, vedete, sono affannato, non spero che non sia per il coronavirus, ma solo perché si fa fatica. E faccio 500 colpi, sarà tipo 8-9 minuti, mi ricordo così, eccetera, però vi assicuro che è molto utile ed è diciamo una maniera di poter sfruttare di quello che è il nostro movimento principale, la tecnica della pagaiata a casa. Io penso che abbiamo condiviso due esercizi empirici, io me li sono inventati, io li ho visti, pian pianino
l'ho fatto, visto che funzionava. Adesso questo secco l'ho inventato con il coronavirus, perché effettivamente è una cosa aggiuntiva. Che posso dirvi? Così penso che può essere qualcosa che vi può aiutare per questo periodo che dobbiamo stare a casa. Abbiamo tutti quanti il dovere di stare a casa per cercare di interrompere il più presto possibile la diffusione di questo maledetto virus. In aggiunta, che posso dire? Cioè, abbiamo tutta la giornata a disposizione. Io faccio lo smart working teletrabato qui, quindi lavoro anche, però in aggiunta io ci metto anche 15 minuti la mattina esercizi liberi, significa faccio stretching, esercizi di gambe, propriocettivi, addominali, flessioni e poi stretching. E poi se avete delle scale dell'edificio, io ho 9 piani, quindi immaginate, vi faccio praticamente 20 minuti. In 45 minuti di sport, tenendoci in forma, passando il tempo e praticamente mettendoci anche di buon umore, perché lo sport è veramente di buon umore, e soprattutto ingannando un po' questo tempo che dobbiamo stare a casa. Io ho finito, vi ringrazio l'attenzione, spero che sia utile e che dire, alla fine, state a casa e ne usciremo presto. Ciao a tutti!